Ciao, eccomi tornata con un nuovo video e in questo video vi parlo dei terminati del mese di novembre e dicembre. I prodotti sono pochi, principalmente perché vabbè di bagnoschiuma, ne sto usando uno che sembra infinito, a parte vabbè è grande, quindi quello è quindi niente. Di shampoo idem, perché so, sto utilizzando dei vari lotti dei barattoli grandi di shampoo, quindi non riesco a far vedere neanche quello niente. Sono proprio pochi i prodotti terminati di questo ultimo periodo, anche perché di trattamenti ne sto facendo veramente poco perché sono troppo stanca e non ho voglia di mettermi a farmi niente e quindi non, sembra una giustificazione, cioè mi voglio giustificare nel senso che non è che non mi lavo, ma è perché sto utilizzando le confezioni grandi, ecco. Vabbè. Ah, santo cielo. Bene, partiamo. Allora, ho terminato. I 60 veli, 60 veline dell'Ocean. Sono dei fazzolettini a tre veli di cui vi avevo già parlato in passato. Cioè, sono dei fazzolettini normalissimi. L'unica cosa che mi li fa riacquistare ogni volta è che sono compatti. Poi ho finito il deodorante Dove Go Fresh. Questo è alla pera e all'aloe vera. Queste praticamente sono 48 ore di profumazione, sono 200 ml di prodotto, mi piace la profumazione tantissimo, infatti l'ho riacquistata, ma nel frattempo ho acquistato anche un'altra profumazione che è uscita, della Dove, di cui appena finisco vi parlo, ecco. 48 ore? No. Poi, ho terminato lo shampoo, uno shampoo c'è, shampoo della Sunsilk Co-Creation, liscio perfetto per capelli lisci, che è questo. Questo effettivamente una volta che si sfornano i capelli anche soltanto con una spazzola li rende lisci, cioè sono abbastanza lisci, quindi fa quello che promette, ecco. Quindi ogni tanto quando lo trovo in offerta lo riacquisto perché mi trovo bene. La profumazione. Profumazione buona, una buona profumazione, quindi bene. Poi ho terminato questo scrub viso del fior di magnolia che si acquista da Eurospin, se non sbaglio. Sì, è questo. È un ottimo scrub, ma dopo un po' è nauseante. Dopo un po' perché sono 150 ml, ma non finisce mai anche questo, dopo un po' annoia, ecco. È con estratto di fiori di ciliegia giapponese e foglie di papaya. Deidratazione profonda e delicata, però è un ottimo scrub. Costa poco e quindi fa il suo dovere. Sì, dopo un po' mi ha nauseato, però se dovesse ricapitare potrei anche pensare di riacquistarlo. Poi ho finito un buffer della Passione Unghie, buffer per le unghie appunto, non è che l'ho finito, che però non leviga più, quindi lo butto. Sono i buffer di Passione Unghie, sono a buon mercato e quindi quando li finisco quasi sempre opto per Passione Unghie, che però secondo me ultimamente ha cambiato il sito, devo capirlo meglio. E prodotti anche di Passione Unghie io spesso li acquisto e non sono niente male. Poi se nel caso volete che vi parlo di questi prodotti, fatemelo sapere nei commenti che mi metto anche lì all'opera. Poi l'ultimo prodotto non è per me, ma è per i bambini, però volevo parlarne perché mi sono trovata bene. Ed è il detergente delicato biologico dei Provenzali, la linea Baby. È un detergente delicato, senza profumazione se non sbaglio. Con antibatterico naturale tea tree oil indicato per uso quotidiano, io questo qua lo utilizzavo per lavarla con il cambio pannolino e ha una profumazione proprio leggera, ma
niente di eccessivo. E mi sono trovata bene, tra l'altro, vabbè, essendo biologico, cruelty free inoltre, e ho un flacone ecologico. Allora, questi qua sono gli inci, per chi fosse interessato. E bene, se dovesse ricapitare questo, lo riacquisterò sicuramente. All'inizio video non vi ho detto che in questo video vi presenterò anche il nuovo prodotto di Un mese per innamorarsi. Apro e chiudo parentesi. Il prodotto del mese di ottobre, a questo punto, no, del mese di novembre, che dovevo testare tutto il mese di novembre, l'ho testato sia a novembre che a dicembre, così vi parlo soltanto perché non essendomi truccata tanto, non ho potuto parlarvene molto nel mese di novembre, quindi ne ho approfittato e ho fatto novembre e dicembre e ora ve ne parlo. Spero di essere stata chiara, ecco. E questo nel mese quindi di gennaio vi voglio parlare di questo prodotto che è stato un regalo di Natale e che adesso non so se caricherò prima questo video, quello dei regali di Natale, ma nel massimo, al massimo avete uno spoiler, ecco. E il prodotto in questione è questo della Just, che è della linea In Fiore, è un contorno occhi e labbra alla stella alpina e alga delle nevi. Vediamo se si vede. Sì, ok, vediamo se tutto c'è scritto. Contorno occhi e labbra con stella alpina, acqua del ghiaccio svizzera, agisce con effetto tensore e idratante su queste zone di viso, soggetto a precoce invecchiamento cutaneo. È il mio caso, ecco. E quindi provo questo e poi ne parliamo insieme. Sono stata velocissima perché, come vi ho detto già nei precedenti video, come vedete in questo modo, sto girando alla velocità della luce per poter appunto girare perché la bambina in questo momento dorme. E quindi mi sentite anche parlare un po' a macchinetta, ma spero di tornare alla normalità prima o poi. Va bene, nel frattempo la luce sta andando via, mi sta abbandonando e quindi faccio lo stesso e vi abbandono anch'io. Ciao!